Ciao a tutti e ben ritrovati, cari internauti. Oggi vi parlerò di una delle teorie scientifiche più fuori di testa dell'intero universo, roba proprio che a fine video, per riassemblare ciò che rimane dei tuoi neuroni, devi chiamare un fisico delle particelle. Allora, prima di tutto, per parlarvi della teoria del Big Crunch, devo parlarvi per forza di cose della teoria del Big Bang, e non voglio leggere commenti scimmieschi perché con teoria del Big Bang non si fa riferimento ad una supposizione che Jimmy il clochard della stazione ha ipotizzato così dal niente dopo una sbornia mattutina, ma ad un modello scientifico che più progrediamo e più viene confermato. Esistono delle prove empiriche a sostegno della teoria del Big Bang, quindi siccome il mondo non ammette ignoranza, io vi prego di limitare i commenti da lemure, ok? La prima e più evidente prova del modello del Big Bang non è altro che l'espansione stessa dell'universo, no? Fai 2 più 2, no? Ebbene sì. L'osservazione che le galassie si stanno allontanando le une dalle altre con una velocità proporzionale alla loro distanza è stata la prima prova a sostegno del Big Bang. Questo fenomeno, scoperto da Edwin Hubble nel 1929, suggerisce che l'universo era molto più denso e caldo in passato, e se noi altri, attraverso la radiazione cosmica di fondo, abbiamo avuto la prova certa, indiscutibile, che l'universo è in espansione, significa che ieri era più piccolo di oggi. Non trovi? Significa che 100 anni fa era più piccolo di oggi e che 13 miliardi e 700 milioni di anni fa circa, secondo alcune stime, l'universo era una singolarità gravitazionale. Non è che si scappa, chiaro? Se l'universo è in espansione, e che è in espansione ne abbiamo la prova certa grazie alla radiazione cosmica di fondo, significa che ieri era più piccolo di oggi e che quindi decine di miliardi di anni fa era una singolarità gravitazionale. Fine, ok? Fine. Questo è un fatto e per teoria, tra virgolette, ripeto, non è che ci si riferisce alle supposizioni di Jimmy la scimmia, ma ai fondamenti della fisica teorica, chiaro? La scoperta nel 1965 della radiazione cosmica di fondo, ossia di un residuo termico dell'epoca della ricombinazione, quando l'universo è diventato trasparente per la prima volta, ha fornito una forte, fortissima conferma empirica del Big Bang. Empirica, chiaro? Se te neghi questo, sei semplicemente ignorante. Fine, non è che puoi avere o meno una tua idea. La realtà è oggettiva e non soggettiva. E se determinati esperimenti empirici hanno dimostrato questo nell'arco di decine di anni di ricerca, non arrivi di certo te con il commentino a dire il contrario. Chiaro? Giusto per mettere i puntini sulle i. Inoltre, cari signori, le previsioni del Big Bang sulla nucleosintesi primordiale, ossia il processo attraverso il quale sono stati formati i primi nuclei atomici di idrogeno nell'universo, di elio e tracce di litio nei primi minuti dopo il Big Bang, corrispondono, guarda caso, strettamente alle abbondanze osservate di questi elementi nell'universo. Devi sapere che negli anni 90, come se non bastasse, studi sulla luminosità delle supernove hanno mostrato che l'espansione dell'universo non solo continua, ma sta accelerando. Questa accelerazione non poteva essere spiegata solo dalla materia visibile che, secondo la teoria gravitazionale socialmente accettata, dovrebbe rallentare l'espansione dell'universo, e quindi per spiegare questa accelerazione i cosmologi hanno introdotto l'idea dell'energia oscura come una componente che permea lo spazio, esercitando una pressione negativa che contrasta l'attrazione gravitazionale e accelera così l'espansione dell'universo. Questo, per farvela semplice senza incasinarvi il cervello, significa che non solo sappiamo per certo che l'universo è in espansione, non solo sappiamo per certo che l'universo è in accelerazione mentre si espande, ma sappiamo anche che ruolo gioca l'energia oscura in questa accelerazione dell'espansione. Dunque, possiamo dire che il Big Bang è il modello più plausibile per quanto riguarda l'espansione dell'universo? Assolutamente sì. Le nostre osservazioni, però, come spesso sottolineato, si fermano al momento del Big Bang. Niente può andare oltre. La coscienza umana si ferma lì, nell'attimo in cui il Big Bang ha iniziato ad espandersi, creando il tempo e lo spazio. Non dovete infatti immaginare una bolla che si espande dentro un'altra bolla, perché la bolla non esisteva. Fuori dalla singolarità non esisteva né tempo né spazio. Con l'espansione si sono andate a creare le dimensioni.
Arrivati a questo punto posso cominciare ad introdurvi la teoria del Big Crunch, in merito alla quale, tra l'altro, qui sul canale anni e anni fa feci già un video. Ebbene, siccome non si può arrivare a prima del Big Bang e siccome sappiamo che più materia si va a creare nell'universo e più questa espansione viene rallentata, che cosa hanno fatto i fisici teorici? I fisici teorici hanno cominciato a postulare una teoria speculativa che, per quanto mi riguarda, mi piace tantissimo. Veramente mi alletta. La teoria del Big Crunch. E se l'universo, cari signori, cominciasse a contrarsi? E quanti cicli di questo tipo ci sono già stati? Roba che ti si marmorizza il cervello. Una volta finito di contrarsi, l'universo torna ad essere una singolarità che però diventa troppo instabile e avviene un altro Big Bang. Se questa teoria fosse corretta, quanti cicli di questo tipo sono già esistiti? Pesante. Vero? Di fronte ad una teoria simile devi ricalcolare il significato stesso della vita. La teoria del Big Crunch, che cos'è? È una delle teorie cosmologiche che descrivono un possibile destino finale dell'universo e postula che dopo un lungo, lunghissimo periodo di espansione, l'universo alla fine inizierà a contrarsi sotto l'influenza della propria gravità, portando ad un collasso finale in un singolo punto o in uno stato di densità e temperatura estremamente elevata, simile a quelle del Big Bang, ma in senso inverso. Questa teoria è una delle possibili conclusioni dell'evoluzione dell'universo e dipende fortemente dalla densità media dell'universo e dalla natura dell'energia oscura. E non parliamo di una teoria priva di fondamenti, ma di una teoria molto convincente che forse, signori, descrive il modo in cui finirà l'universo. Se la densità totale dell'universo, apri bene le orecchie, no? Quell'unico neurone che hai, fallo funzionare, ovviamente sto scherzando. Se la densità totale dell'universo, signori, supera un certo valore critico, la gravità potrebbe alla fine superare l'espansione causata dal Big Bang, causando la contrazione dell'universo. Questo valore critico è strettamente legato alla costante cosmologica di Einstein, che descrive l'omogeneità dello spazio e alla distribuzione della materia e dell'energia nell'universo. L'energia oscura, che chiariamo è una forma di energia che permea tutto l'universo e accelera, come abbiamo detto, l'espansione stessa dell'universo, gioca un ruolo cruciale nel determinare il destino finale dell'universo stesso. In poche parole, detta in modo semplice, se l'effetto repulsivo dell'energia oscura dovesse diminuire nel tempo o addirittura invertirsi, potrebbe consentire all'universo di iniziare la contrazione. Noi, come specie, abbiamo studiato le leggi fisiche che dominano l'universo e ipotizzare una contrazione dello spazio-tempo non è un concetto da Star Wars, ma, anzi, è una questione molto dibattuta nei circoli accademici. Vi ho spiegato che cos'è il Big Bang. Vi ho spiegato perché il modello del Big Bang è il modello più plausibile e vi ho spiegato che potrebbe invertirsi causando un Big Crunch. Ma quali sarebbero le conseguenze? Se l'universo dovesse effettivamente iniziare a contrarsi, è molto elementare questa cosa, no? Ciò porterebbe ad un aumento delle temperature e delle densità, potenzialmente riunendo tutta la materia dell'universo in uno stato estremamente denso e caldo, simile a quello esistente immediatamente dopo il Big Bang. Questo scenario, cari signori, potrebbe anche portare a condizioni che renderebbero impossibile la vita per come la conosciamo. E per decine di miliardi di anni è possibile che l'universo rimanga disabitato. Che tristezza, vero? Alcune varianti della teoria del Big Crunch suggeriscono che l'universo potrebbe sperimentare cicli infiniti di espansione e contrazione, noti in scienza come universi oscillanti. Bello, vero? Cioè, mi piace molto, lo reputo molto possibile. Dopo ogni Big Crunch potrebbe seguire un altro Big Bang, dando inizio ad un nuovo universo. Quando si espande si crea la vita e quando si contrae piano piano viene annientata, portando ad un grande reset di dimensioni universali. Qual è il destino dell'universo?
Non è forse la missione ultima della scienza comprendere questo? Le osservazioni attuali suggeriscono che l'universo sta attualmente accelerando la sua espansione. Non è che siamo vicini ad un Big Crunch, ok? Si sta accelerando questa espansione a causa dell'energia oscura. Questo rende il futuro scenario del Big Crunch meno probabile, secondo la comprensione corrente della cosmologia. Tuttavia, cari amici, non è impossibile, eh? Non è impossibile. La comprensione dell'energia oscura è ancora incompleta. Totalmente incompleta. Pensate che la chiamiamo energia oscura perché non sappiamo come definirla. E future scoperte potrebbero tranquillamente, come disse Stephen Hawking, modificare la nostra comprensione del destino finale dell'universo. In sintesi, la teoria del Big Crunch rappresenta una delle possibili conclusioni dell'evoluzione cosmica, basata sull'idea che l'espansione dell'universo possa eventualmente invertirsi, portando ad un collasso finale. Quando succederà, tranquilli, perché comunque ci farò un video, ok? Tuttavia, le attuali osservazioni e teorie suggeriscono, signori, che l'universo continuerà per ora, speriamo, ad espandersi per un tempo indefinito. Non sappiamo quando né come potrebbe accadere, sappiamo solo che potrebbe tranquillamente accadere, senza poterne prevedere le tempistiche, e per quanto speculativa, la teoria del Big Crunch rimane un'importante area di studio in scienza e cosmologia. Secondo l'intelligenza artificiale più avanzata sul pianeta Terra, le principali conseguenze del Big Crunch sono l'aumento di densità e temperatura, come abbiamo detto, il collasso delle strutture cosmiche, effetti devastanti e completamente trasformativi sulla gravità e sullo spazio-tempo, possibili transizioni di fase quantistiche, ossia cambiamenti nello stato fondamentale della materia e dell'energia che potrebbero portare alla creazione di nuove forme di materia o a cambiamenti nelle forze fondamentali della natura, fine della vita e dell'osservabilità dell'universo e altre speculazioni come gli universi oscillanti e quant'altro. E neanche Dio può salvarti da un evento simile, chiaro? Avverrebbe in decine di miliardi di anni, in modo direttamente proporzionale alle tempistiche di espansione, ma comunque un destino davvero macabro spiegato da una teoria capace di trasformarti il lobo frontale in marmellata di albicocche. E tu? Che idea ti sei fatto? Hai trovato affascinante questo video? Se è così, fammelo capire con un like e non fare il cervello in contrazione. Aiuta questo canale didattico con un like e supporta l'informazione libera. Io vi voglio bene, ultimamente sento molto il bisogno di parlare di queste cose, quindi penso che, insomma, dovrete sopportarmi un pochino. Vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando, come sempre, al prossimo episodio. Adieu!